Continuiamo il nostro montaggio con KDEN Live. Allora, avevamo salvato i file dentro a primo montaggio. E se apriamo primo la cartellina primo montaggio, vediamo che dentro c'è il nostro file fatto con KDEN Live ed è quello che dovremo aprire per continuare. Allora, apriamo l'applicazione audio video, applicazioni audio e video KDEN Live, e una volta che KDEN Live si è aperto, file, open, e andiamo a prenderci il nostro file che è dentro la scrivania, dentro la cartellina primo montaggio, eccolo qui, basta fare clic sopra e lui me lo apre con tutto quello che avevamo messo dentro. Bene, adesso io voglio aggiungere anche dell'audio. Allora, sempre clic su in alto sul pulsante aggiungi clip, ancora come al solito aggiungi clip, e questa volta vado nella scrivania e mi vado a prendere un file sonoro. Allora, audio corto, qui dentro ho salvato alcuni file sonori di musica e metto questo corto MP3. Ecco, lui me l'ha preparato qui, era un file che avevo preparato con Audacity, adesso lo piglio e lo trascino sotto sulla colonna dell'audio. Poi vedete che se è troppo lungo, io lo voglio accorciare, basta che vada alla fine e mi piazzo alla fine, viene fuori questa freccia bianca, schiacciando lo posso accorciare quanto voglio, mettiamo fino alla fine dei miei clip. La stessa cosa la posso fare anche dall'altra parte, cioè se io lo volessi accorciare di qua, prendo e tiro l'accorcio anche di qua, oppure lo rimetto a posto, ecco. Bene, adesso vediamo che poi naturalmente se voglio inserire altre tracce audio sotto ho ancora spazio, poi sapete che posso anche inserire altre tracce come avevamo già visto. Invece qui posso mettere degli effetti audio su questo file sonoro. Allora, se vado nella lista degli effetti, schiaccio il pulsante in alto, posso scegliere quali effetti. Allora, se voglio effetti per l'audio, schiaccio su audio e qui ho effetti che riguardano l'audio. Allora, vediamo cosa c'è in audio. Abbiamo vari tipi di effetti. Vediamo invece fade, dissolvenza, ecco posso mettere una dissolvenza e due clic mi ha messo la dissolvenza che adesso è sul mio audio. No, cos'era? Sì, eccola qui. Dissolvenza in entrata, vedete, me l'ha messa qua. Se io voglio modificarla, da qui la posso modificare. Oppure potrei mettere una dissolvenza, ecco non si vede che tipo di dissolvenza è perché devo aprire un po' questa colonna, tirando, schiacciando, vedete viene fuori qui sopra, doppia freccia, schiaccio il sistema e metto anche magari una dissolvenza in uscita. Due clic. Ecco, adesso vedete c'è anche la dissolvenza, eccola qua in uscita, che poi posso sistemare come voglio per la durata e per altri parametri. Bene, per le finestre che stiamo vedendo qui abbiamo la possibilità in visualizzazione di escludere o di aggiungere finestre, per esempio la finestra e il monitor di registrazione che adesso non vedo, ma cliccando vedete me l'ho aggiunto qui sopra, eccolo qua, monitor di registrazione. Quindi ci sono molte cose che si possono ancora fare, adesso non ve le illustro tutte, ma le potete trovare anche nelle guide che ho. Di cui ho messo i link nelle news del gruppo Fare Animazioni. Ultima cosa per salvare, esporta, e qui metterò un nome al mio file, dirò dove salvarlo. Allora, qui posso scegliere in quale posizione salvarlo. Andrò allora in home, scrivania. Lo metterò dentro la mia cartellina primo montaggio e lo chiamerò.